Le notizie, quelle belle e quelle brutte, qui arrivano come un tempo, col passaparola. Niente social, niente TV, l'interpretazione più rigorosa della legge ebraica non consente né l'una né l'altra. Anche per questo, gli ultraortodossi di Williamsburg, in questi giorni luttuosi, camminano con il telefonino incollato all'orecchio. Parlano con amici e parenti in Israele, apprendono direttamente da loro le storie orripilanti di quella che il presidente Biden ha definito la giornata più funesta per il popolo ebraico dai tempi dell'Olocausto. Even in faraway America, we very much live as brothers and sisters. Anche nella lontana America siamo vicini al popolo di Israele. Negli ultimi 75 anni già così tante tragedie sono accadute. Ma questo particolare evento, così rapido, con così tanti morti, ci tocca davvero il cuore. E tutti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle di Israele. A Williamsburg vive la più estesa comunità ultraortodossa di New York, 60.000 persone. Aaron Kaplan gestisce questa libreria a cielo aperto di volumi religiosi. Noi ebrei veniamo chiamati il popolo del libro. C'è un grande interesse nella cultura per la saggezza ebraica che nel corso dei secoli si è espressa negli scritti di grandi figure rabbiniche. Gli ebrei religiosi che vivono in questo microcosmo non apprendono le notizie dai media tradizionali. I giornali rivolti a loro come questo evitano foto e dettagli violenti considerati dannosi. L'edizione di oggi però è interamente dedicata all'assalto di Hamas. Frieda Witzel è nata qui, ma all'età di 25 anni ha scelto uno stile di vita laico. Ora accompagna i turisti alla scoperta delle tante facce di questo mondo chiuso. Tutti nella comunità sono devastati dalla tragedia, che sentono come personale. Molti anziani, quelli che hanno tra gli 80 e i 90 anni, sono sopravvissuti all'Olocausto e descrivono quel che è successo come un déjà vu. Rivivono il trauma del loro passato. Una domanda è sulla bocca di tutti. Come mai i servizi segreti israeliani, considerati tra i più efficienti del mondo, non hanno avuto sentore che un attacco così sofisticato era in preparazione? Leon Panetta, ex capo del Pentagono ed ex direttore della CIA, in questa intervista esclusiva avanza un'ipotesi: carenza di infiltrati tra le file di Hamas. Intelligence these days relies a great deal. L'intelligence oggigiorno fa molto affidamento sulla tecnologia per raccogliere informazioni e si è allontanata da ciò che viene chiamata intelligence umana. La migliore intelligence, a dire il vero, è quella umana. Se Israele fosse riuscita ad infiltrare Hamas, avrebbe scoperto ciò che stava pianificando. Ma ovviamente non è stato così. La mancanza di sufficiente intelligence umana ha creato un punto cieco. Per l'efferatezza dell'attacco, Hamas è stato paragonato dal presidente Biden all'ISIS. His bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. Il segretario di Stato Blinken ha trattenuto a stento le lacrime descrivendo le foto del massacro. A baby, an infant, riddled with bullets. Un neonato crivellato di proiettili, soldati decapitati, giovani bruciati vivi nelle loro auto e depravazione della peggiore specie. Depravity in the worst imaginable way. La visita di Blinken a Gerusalemme è un potente disco verde all'offensiva di terra con cui Israele si propone di neutralizzare Hamas. Gli Stati Uniti in questa circostanza non pongono pubblicamente freni, anche se chiedono all'alleato di esercitare il massimo delle cautele per evitare vittime civili. Il segretario di Stato però prepara l'opinione pubblica internazionale al peggio. Hamas continues to use civilians as human shields. Hamas usa i palestinesi come scudi umani, denuncia.
Uno degli scopi della sua missione, in pochi giorni visiterà Giordania, Egitto, Arabia Saudita e Qatar, è quello di evitare l'allargamento del conflitto. This is going to be a prolonged war, particularly if Israel invades Gaza. La guerra sarà lunga, soprattutto se Israele invaderà Gaza, e tutto indica che intende farlo per sconfiggere o distruggere Hamas. Non sarà facile. Ci saranno combattimenti casa per casa, ci saranno molte vittime, e col prolungarsi della guerra altri gruppi terroristici potrebbero aprire un altro fronte. Per questo c'è il pericolo che la guerra possa intensificarsi nelle prossime settimane. In these next few weeks. Il presidente Biden ha spostato portaerei e navi da guerra nel Mediterraneo. Che segnale intende inviare? If there is military action taken against Israel. Se ci fossero azioni militari contro Israele da parte degli Hezbollah o dell'Iran, le nostre forze, che sono in aumento, potrebbero intervenire. Il presidente Biden è stato chiaro: gli Stati Uniti ritengono di dover contribuire a difendere Israele. Biden si era ritirato dall'Afghanistan con l'intenzione di concentrarsi sulla Cina, concorrente strategico, e invece poco dopo è scoppiata la guerra in Ucraina. Ora anche Israele è in guerra. C'è un filo che collega questi eventi. 2023 is going to go down in history as a very difficult year. Il 2023 passerà alla storia come un anno molto difficile. Ora siamo coinvolti in due guerre e aumentano i rischi che la Cina, esaminando la situazione, ritenga che non siamo in grado di difendere Taiwan. In realtà io credo che gli Stati Uniti abbiano un esercito sufficientemente forte per poterlo fare, ma temo che i nostri avversari possano commettere un errore di valutazione che porterebbe ad ulteriori conflitti.